Ma noi non siamo dalla parte del coronavirus quando diciamo di riaprire, pensiamo di onorare quella gente di Bergamo e di Brescia che non c'è più, che ci avrebbe detto, se avesse potuto parlare, ripartite anche per noi. Voglio parlare di personaggi che, pur nella loro totale evanescenza elettorale, cioè senza alcun consenso, perché se si andasse a votare domani, Matteo Renzi prenderebbe meno voti di Tonio e molti meno voti di me, e questo ve lo giuro su quanto di più caro abbia, perché lui spopolerebbe il signor Tonio, e tutto sommato anch'io, per quanto non conti nulla nella politica del futuro, in termini almeno elettorali e numerici, visto che sono... Per anni ci ha detto che lui era quello del 40%, che lui era quello che aveva vinto tutto nel 2014, ed era anche vero. Ecco, oggi nei sondaggi non ce n'è uno, o forse solo uno, che lo dà sopra il 3%. Ultimo appello da Italia Viva: se sceglie la strada del populismo, noi non ci siamo. Attenzione, ultimo appello da Italia Viva: se sceglie la strada del populismo, noi non ci siamo. Cioè, Matteo Renzi, nel momento più critico della storia d'Italia, cosa ha avuto la bella pensata di dire? Ha minacciato di far cadere il governo dichiaratamente Giuseppe Conte, dentro la pandemia, poco prima della fase 2, che sarà molto più difficile della fase 1 e che ancora non è cominciata e non si sa come comincerà, perché purtroppo i dati sanitari continuano a essere tremendi e non c'è né una cura né un vaccino. E come dimostra la vicinanza al paese e al popolo italiano Matteo Renzi? Minacciando il governo di cui fa parte. E se cadesse questo governo sarebbe un disastro, perché o avremo un governo molto peggiore di quello che abbiamo adesso, con tutti i limiti anche su questo governo, o andremo a votare che sarebbe ancora peggio, perché per mesi saremmo sempre senza governo nel momento più difficile economicamente. Ma poi attenzione, cosa ha detto Matteo Renzi? Perché fa questa minaccia? Perché se sceglie la strada del populismo, noi non ci siamo. Io vi prego di sottolineare e di soffermarvi su questa frase, perché è veramente una frase che denota tutto il genio politico di Matteo Renzi. Se c'è un momento storico in cui Giuseppe Conte, che secondo me non è mai stato particolarmente populista, ma non è populista, è questo qua. Cosa cazzo c'è di populista rispetto ad andare, come ha fatto lui 4 sere fa in televisione, e dire a tutti gli italiani: ragazzi, dal 4 maggio continuate a stare a casa? È populismo questo. Casomai è masochismo o sadismo. Che populismo è? Secondo Matteo Renzi questo atteggiamento porterebbe a Conte dei consensi? Oppure è populismo quello di Renzi, che dice agli italiani: apriamo tutto, ben sapendo, perché Renzi è intelligente quando vuole, ben sapendo che non si può aprire assolutamente niente perché siamo ancora nella merda. Chi è populista? È Conte. E quello che ha detto di totalmente impopolare domenica sera? O è populismo quello di promettere la luna quando non ce l'avremo mai la luna, men che meno il 4 maggio, l'11 maggio, il 18 maggio? È populismo quello che sta cercando di fare Conte questo governo? O è populismo quello che dice Renzi, che è sostanzialmente identico a quello che dice Salvini e a quello che dice la Meloni? Ma non è neanche la cosa peggiore. La cosa peggiore è che il signor Matteo Renzi ha avuto il coraggio di dire: i morti di Bergamo ci direbbero ripartite anche per noi. Cioè, ragazzi, Matteo Renzi ha avuto il coraggio di dire questo. Ha avuto il coraggio di scomodare i morti di Bergamo e di Brescia per fini, non voglio dire elettorali perché non voglio arrivare a tanto, ma per fini retorici. Cioè, per dare più forza a quello che è un messaggio, secondo me, inaccettabile, cioè voler riaprire tutto ben sapendo che non si può aprire tutto, ma è utilizzare addirittura l'immagine dei morti di Bergamo e di Brescia per dare forza a questo messaggio che di per sé è scellerato, ma che in questo modo diventa semplicemente inaccettabile. Ma stiamo scherzando? Pur di ottenere il mio consenso politico, cioè di farvi credere che la cosa più giusta sia quella di riaprire, non si sa bene cosa e come, visto che la pandemia continua a volare imperterrita, soprattutto nelle regioni del nord, che sono quelle da cui dipendiamo noi, perché è chiaro che il traino economico, il traino industriale arriva dalla Lombardia, dal Veneto, che sono le regioni messe peggio, il Piemonte, l'Emilia-Romagna. Pur di ottenere questo, tu arrivi a dire, leggo il virgolettato che è quello che sta circolando in queste ore: quando diciamo di riaprire, questo l'ha detto Matteo Renzi al Senato, ragazzi, 3-4 ore fa, quando diciamo di riaprire, onoriamo quei morti. La gente di Bergamo e Brescia, che non c'è più, se potesse parlare ci direbbe di riaprire. Ma stiamo scherzando?
Ma Matteo Renzi, oltre a essere diventato un virologo a mia insaputa perché si è permesso di contestare l'istituto, il comitato tecnico-scientifico, che aveva fatto delle previsioni secondo lui folli, ma oltre a tutto questo, come se non bastasse, mi mette il carico da 11, il signor Matteo Renzi, e arriva ad asserire: quando diciamo di riaprire, onoriamo quei morti. La gente di Bergamo e Brescia che non c'è più, se potesse parlare, ci direbbe di riaprire. Cioè, tu sei diventato un medium, Matteo Renzi. Chi te l'ha detto che i morti di Bergamo e di Brescia, premesso che secondo me neanche dovresti nominarli per una questione di decenza e di rispetto nei confronti delle vittime e dei parenti delle vittime, chi te l'ha detto che i morti avrebbero voluto riaprire tutto dal 4 maggio? Su quali basi asserisci una cosa del genere? E cosa ti permette di asserire una cosa del genere dentro un luogo sacro che tu volevi disintegrare come il Senato? Chi ti dà l'autorizzazione, il permesso e il diritto di dire una cosa del genere? E tu credi che quelle persone che sono morte anzitutto, per ovviamente la ferocia e la cattiveria del virus, ma anche per una certa dabbenaggine, voglio utilizzare questa parola molto benevola, da parte della politica e degli industriali, oggi secondo te avrebbero come premura quella di dire al presidente Conte: riapriamo tutto? Ci stiamo rendendo conto e ci rendiamo conto di quello che ha appena sostenuto Matteo Renzi? Un mio caro amico Alessandro Becchi, grande scrittore, giallista e grande autore, anche per il Fatto Quotidiano, ha scritto sulla sua pagina Twitter a proposito delle frasi su Bergamo e Brescia di Matteo Renzi questa. Ha scritto questo Alessandro Becchi: la frase sui morti di Bergamo e Brescia, che se potessero parlare ci direbbero di riaprire, Renzi, contiene un'infinita volgarità e un ripugnante disprezzo per il dolore degli altri. Niente di umano, niente di politico, solo miseria.